A denunciare tutto una ragazza di 26 anni arrivata a Lampedusa già prima della partenza su un barcone dalla Libia aveva capito di essere finita in una trappola. Nel suo paese d'origine era stata convinta a contrarre un debito da 30.000 euro, soldi che nelle promesse degli sfruttatori dovevano servire per il viaggio e per essere avviata al lavoro in Italia. Come garanzia era stato praticato su di lei anche un rito voodoo. La 26enne stava dunque per finire nel giro in cui erano cadute altre sue connazionali, costretta a prostituirsi in Italia per ripagare il debito, riottenere la libertà ed evitare conseguenze sui propri familiari in Nigeria. Dell'organizzazione farebbero parte i 4 fermati di oggi. Si tratta di 3 cittadini nigeriani e un cittadino ghanese che si muovevano sul territorio italiano. La banda operava infatti tra Nigeria, Libia e diverse città del nostro paese, tra le quali Lampedusa, Agrigento e Palermo. Tra i responsabili di questo giro di sfruttamento in Italia è anche una donna che, oltre a gestire gli aspetti logistici, si preoccupava di raccogliere le somme di denaro guadagnate dalle vittime. Nel corso dell'operazione, oltre alla 26enne che ha denunciato tutto, sono state liberate altre 2 ragazze nigeriane. Tutte e 3 si trovano adesso in una località protetta e hanno iniziato una nuova vita. La valutazione non può che essere la seguente. È un fatto storico, affermano il governatore Crocetta e l'assessore al bilancio Baccei, sottolineando che questo accordo è frutto della cooperazione con il governo nazionale, che è un giusto riconoscimento alla politica di risanamento finanziario che la regione ha impostato fin dal 2013. Una politica confermata, dice ancora Crocetta, anche dal consuntivo del 2015, più 637 milioni di euro di avanzo, a fronte di un disavanzo di oltre 2 miliardi che era fermo al 31 dicembre del 2012. L'accordo in sostanza rivede il sistema di entrate della regione, cambiando lo schema vigente fin dal 65, modificandone le norme di attuazione. Introduce un sistema che permetterà al regime di avere certezza delle entrate sulla base del maturato. A regime l'intesa riconosce nuove e maggiori entrate senza trasferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato, consentendo tra le prime regioni in Italia la possibilità di realizzare un equilibrio tra entrate e uscite, basato sul principio del pareggio di bilancio. Insomma, rigore e riqualificazione della spesa a fronte di entrate pluriennali certe. Questo vuol dire che la regione non dovrà sedersi sulle certezze, dovrà invece faticare per mantenere costantemente tutte le condizioni che determineranno la certezza delle entrate statali. Con l'accordo di ieri è stata anche approvata l'intesa sottoscritta tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio relativa ai 500 milioni, in modo tale da consentire lo sblocco delle somme già subordinate in bilancio. Si tratta di fondi che spettavano da tempo alla Sicilia, ma come sempre avviene, la corsa sul carro del vincitore di questa partita non ha risparmiato il solito copione dell'assegnazione dei meriti. Fondi dovuti, quindi, il cui ritardo ha portato al commissariamento di 200 piccoli comuni che non sono riusciti a chiudere il bilancio entro il 15 giugno. Talenti in solidarietà è un evento di beneficenza fortemente pensato e voluto dal sindaco di Trabia, Leonardo Ortolano, e da tutta l'amministrazione comunale, con un unico, come diceva lei, e valido scopo, che è la beneficenza. Sostanzialmente il comune di Trabia, con il gratuito patrocinio e in collaborazione con le associazioni Noi per Trabia, Trinacria e Proloco, stanno realizzando un evento per il 24 giugno in cui si esibiranno i talenti locali, tra balli, canti, spettacoli di cabaret, esibizioni anche artistiche, dei fondi che saranno interamente devoluti all'acquisto di macchinari sanitari che poi verranno messi a disposizione di tutta la cittadinanza di Trabia e San Nicola l'Arena. Ci sarà una giuria che decreterà in questa competizione sana il vincitore dell'evento, che sarà composta dai medici e professori di diverse strutture sanitarie, quindi parliamo dell'ospedale San Raffaele di Cefalù, il civico, l'ospedale civico di Palermo e l'ospedale dei bambini.